Il San Nicolò vince ancora. Dopo l'exploit di 7 giorni fa col Monticelli, i biancazzurri si ripetono e mettono KO un'altra big del girone F di Serie D, il Campobasso. 1-0, il finale in favore della squadra del presidente Di Giovanni. Vittoria fin troppo striminzita per i sannicolesi, che avrebbero meritato di imporsi con un punteggio molto più netto e rassicurante. L'importante, comunque, è essere riusciti a strappare l'intera posta in palio, al cospetto di una formazione, quella molisana, che anche a piano d'accio ha confermato di attraversare un periodo nero sotto il piano tecnico-tattico. La cronaca del match. Prima dell'avvio, Epifani propone una sola novità di formazione rispetto alla vittoriosa trasferta in casa del Monticelli. A centrocampo c'è Donatangelo al posto di Pagliarulo, dirottato in panchina. Fiducia quindi al 4-2-3-1 con Margarita, Massetti e Merlonghi a supporto di Moretti. Modulo quasi simile anche per Roberto Cappellacci, che abbandona il suo 4-4-2 in favore di un più abbottonato 4-5-1. Bucchi è il terminale offensivo unico, Fiore e Alessandro gli esterni chiamati a dare un supporto in fase avanzata. Le due squadre hanno un atteggiamento tattico praticamente speculare. La mediana è intasata di uomini, per cui entrambi gli 11 si affidano ai lanci lunghi che spesso finiscono per essere controllati dalle rispettive difese. Serve quindi un episodio per rompere l'equilibrio del match. E l'episodio arriva al 31esimo, minuto del gol del San Nicolò. La marcatura di casa è un gioiello. Mozzoni dal fondo sinistro rimette al centro per Margarita, che non ci pensa su due volte e al volo, di prima intenzione, piazza il pallone là dove Capuano non può arrivare. Il giocatore biancazzurro sigla così la sua quarta rete in campionato, la seconda dopo quella messa a segno 7 giorni fa al Del Duca di Ascoli Piceno. Il gol apre la contesa, da questo momento in poi le squadre si affrontano a viso aperto. Al 37esimo si fa male Moretti, al suo posto va nella mischia Lazzarini ed è proprio il neontrato al 42esimo a farsi vedere. Margarita sulla destra fa il diavolo a 4, cambio di gioco per Lazzarini che tira al volo, l'estremo ospite con i piedi deve superarsi per deviare in corner. E il Campobasso, i rossoblù si fanno vedere solo poco prima dell'intervallo, al 44esimo Boldrini dalla distanza calcia al lato, al 46esimo invece Alessandro impegna Calore che deve distendersi per deviare in corner. Nella ripresa Cappellacci inserisce anche Dimash, ma il canovaccio dell'incontro non cambia. Ad esprimersi meglio e a dettare i tempi del gioco è il San Nicolò, che costruisce occasione a raffica. Al secondo Margarita dalla distanza prova l'Eurogol. Il fantasista vede Capuano fuori dai pali, ma il suo pallonetto da centrocampo si stampa sulla traversa. Al nono poi è il turno di Lazzarini, ma il giocatore è chiuso proprio al momento del tiro. 4 minuti dopo ci prova Massetti, la sua sventola dai 20 metri alta. Al 17esimo il Campobasso batte male un calcio d'angolo. L'errore dà vita a un contropiede 3 contro 1 che il San Nicolò in maniera clamorosa non riesce a trasformare in rete. Il tiro finale di Margarita va a finire in bocca a Capuano, che respinge con i pugni. Passano i minuti, il Campobasso si getta in avanti ma non trova il guizzo vincente. Al 22esimo Dimash dal fondo spara su Calore. Al 23esimo poi i molisani restano anche in 10. Sotto la doccia finisce il portiere Capuano, fallo da ultimo uomo su Massetti. Nei minuti finali, con gli ospiti sotto di un uomo, si registra una sola occasione, ma al 33esimo, sugli sviluppi di una punizione dalla destra, Fusaro non riesce ad inquadrare lo specchio di porta. Finisce così con la vittoria di misura del San Nicolò, che continua la sua scalata alla classifica, e con le contestazioni del pubblico ospite, ai danni della squadra e dell'allenatore del Campobasso Cappellacci, con quest'ultimo sempre più a rischio esonero. Un yellow implacabile doma al Civitelle, anche la quota di Terni, e regala 3 punti pesanti ai Granata. Sulle gradinate il pubblico delle grandi occasioni, circa 900 gli spettatori, almeno un centinaio i sostenitori biancocelesti. All'ingresso in campo le due squadre sono accompagnate dai ragazzi della scuola calcio agnonese. Tra i pentri gli ex Cantoro, Saltarin e Santoro. Nell'Olimpia l'unica assenza è quella dell'esterno Guida, infortunatosi ad una caviglia mercoledì in Coppa. A dirigere il traffico il pugliese De Santis della sezione di Lecce. L'inizio promette bene ed è di marca ospite. Dopo appena 60 secondi si fa spazio sulla corsia mancina lo sgusciante Santoro, ma la serpentina non è premiata da Manzo, che da buona posizione non sistema la mira. Sull'asse Rolda Yellow l'immediata replica dei padroni di casa. Maggi sventa in angolo la conclusione dell'attaccante di Colore. La partita sembra regalare emozioni e grappoli, ma da qui in avanti le difese serrano i ranghi e la partita si fa più contratta. A metà tempo Ruggeri carica il destro da distanza siderale, troppo centrale per sorprendere l'estremo difensore mancino. La chance più ghiotta ce l'ha Marolda al 27esimo, ma nel tentativo di anticipare tutti alza il colpo di testa solo davanti a Maggi. Trama avviata da Campora su calcio piazzato. Tutto qui i primi 45 minuti di una gara intensa, tattica, ma senza un padrone.
Al ritorno dagli spogliatoi Pierluigi De Bellis sistema una punta esterna, Scimò per il difensore La Torre, Mingione si abbassa a destra. L'avvio sembra ricalcare quello del tempo. Bianco Celeste in avanti, ma è debole il diagonale di Capitan Panico. Si accartoccia Mancino sul rasoterra angolato. Guizzo ancora del numero 10 ospite tra le maglie granata, rimedia con mestiere Pifano al minuto numero 11. Silvio Paolucci prova a rompere l'inerzia della gara, fuori gli esterni di destra, Conte e Padovano per Di Lollo e Faggiano. Dopo una lunga fase di schermaglie, Yellow rompe gli indugi e schioda il risultato. Da un perfetto calcio piazzato di Lucio Di Lollo, lo stacco di testa della punta è imperioso. Inutile il volo di Maggi. Al 19° Lagnone passa in vantaggio. I punti sono costretti ad alzare i ritmi di gioco e potrebbero rientrare in partita una decina di minuti più tardi sul buco della difesa granata. Cantoro si fa trovare a posto giusto sull'arcobaleno di Rega, ma non infierisce sulla sua ex squadra. Il destro è molle, Mancino disinnesca la minaccia quasi sulla linea. Negli spazi lasciati dall'Isernia si infilano con più facilità Marolda e Yallov. Rete annullata dalla terna arbitrale per posizione irregolare al 33°. Ma è il preludio al raddoppio. Un minuto più tardi, Marolda dall'interno dell'area fa recapitare sui piedi del compagno di reparto la sfera che deve essere solo depositata in rete. Yallov anticipa il diretto difensore ed è implacabile. Sul 2-0 i locali chiudono a lucchetto tutti gli spifferi, ad eccezione di una traversa stampata al minuto 38 su punizione da Panico e un destro centrale dalla media distanza di Saltarin, subentrato nel finale a Cantoro. Per l'Olimpia la classifica inizia a dare i primi sorrisi, per l'Isernia una sconfitta senza particolari rimpianti. Dai tifosi pentri, applausi e incitamenti alla truppa di De Bellis anche dopo il 90°. Regalare o quasi 3 gol in 20 minuti ad una squadra smaliziata ed esperta come il Matelica equivale ad un harakiri irrimediabile. E così la Recanatese incassa la seconda pesante sconfitta consecutiva con 8 gol subiti in 2 gare, che dovrà aprire una profondissima riflessione nel clan giallorosso. I campanelli di allarme suonati a Fano non erano un segnale episodico, la squadra va in crisi con grande facilità e la difesa, un tempo vanto indiscusso dei leopardiani, sembra un colabrodo. Attenzione però, i demeriti non debbono essere addebitati tutti al reparto arretrato, c'è un centrocampo che non fa filtro ed a questi aggiungeteci un attacco dove Miani è impalpabile e la volontà di Lacer da sola non basta. Morale, il Matelica ha vinto meritatamente ed in modo tutto sommato agevole, sono stati bravi gli ospiti a capitalizzare quanto creato, poi avranno avuto dei frangenti di rilassamento ma il controllo del match sostanzialmente non gli è mai sfuggito, a parte un paio di episodi. A completare la giornata gli infortuni di Lacerbe e D'Angelo da una parte, come dire piove sul bagnato, e l'esordio di Esposito dall'altra, giocatore che potrebbe essere il valore aggiunto per giocarsela con le grandi. Cronaca fittissima, al 9° Matelica in vantaggio, Pesaresi di testa serve il baby Girolamini che guadagna il fondo e rimette in area, dove Picci anticipa tutti e di piatto porta in vantaggio i suoi. Insiste il Matelica con Bondi che ancora serve l'indiavolato Picci, il cui tiro viene intercettato. Bagliori leopardiani attorno al quarto d'ora, punizione di Lacev, sponda di Miani, Nonni sul secondo palo è fermato in offside. Poi D'Angelo fugge sulla fascia, appoggia per Lacev, girata su Miani, anche lui però fermato dall'assistente in fuorigioco. Una rondine non fa primavera ed il Matelica al 18° raddoppia. Vallorani crossa dalla sinistra, vanno a vuoto Patrizzi e Verdicchio e Picci in sacca da mezzo metro. Bondi poi con una parabola colpisce la parte superiore della traversa e poco dopo D'Angelo da forfè per infortunio. Siamo alla mezz'ora, entra Agostinelli. Mariani prova a scuotere i suoi ma Miani sciupa dal vertice dell'area piccola sparando alle stelle. Dopo un rasoterra dell'ex Moretti deviato in angolo arriva la terza rete. Bondi in profondità per Pesaresi che evita Verdicchio in dribbling e dalla linea di fondo, come vedete, trova il pertugio giusto. Gara praticamente in ghiaccio, Garcia subito dopo l'intervallo entra al posto di Nonni con Falco che retrocede in difesa. Lacerb prima di uscire è l'ultima ad arrendersi e direttamente dall'angolo costringe Nobile ad una complessa deviazione di piede. Entra il Redivivo Esposito e subito si fa notare colpendo l'esterno della rete.
L'Arecanatese al 19° accorcia con Falco di testa, brava a sfruttare un angolo di Garcia ed una dormita della difesa ospite. Poi al 20° un erroraccio di Moretti mette Miani davanti al portiere, ma Nobile e magistrale a soffiargli il pallone in tutta regolarità. Su questa prodezza cala il sipario con l'Arecanatese in riserva ed il Matelica a controllare con un pizzico di sufficienza la situazione. Le chance avute da Agostinelli e Latini non potevano mutare il corso delle cose. Adesso è proprio il caso per l'Arecanatese di invertire la rotta ed anche in fretta. Scalata rimandata, al Chieti non riesce la doppietta e così dopo il poker di Campobasso la squadra di Ronci, che ha seguito la partita dai distinti perché squalificato, non si è ripetuta contro il Castelfidardo, giocando una gara per larghi tratti senza nerbo, con diverse imprecisioni e tirando poco in porta. Il 2-2 arrivato solo negli ultimi minuti è stata una manna e insieme un segno di reazione, ma i neroverdi hanno perso l'occasione potenziale di avvicinare la vetta. Viceversa, felice il Castelfidardo di Bolzan per la buona prestazione e per il primo punto conquistato in trasferta. Eppure la gara si era messa in discesa per la formazione neroverde, la stessa di 7 giorni fa. Dopo 20 minuti di nulla, improvviso il lampo di Dos Santos ad illuminare l'Angelini. Il bomber, che a Campobasso aveva segnato una tripletta, ha preso palla e con una progressione irresistibile ha fatto secco Chiodini con un tracciante preciso. Il Castelfidardo, che fino a quel momento aveva badato a difendersi con ordine, ha dovuto attaccare. Il Chieti, invece di approfittare degli spazi, attende, si siede, si spegne ed incassa un gol strambo al 29°. Traversone tagliato e colpo di testa di Di Federico, che si insacca dopo aver battuto sotto la traversa. La reazione nero-verde blanda. Al 34° ci prova Riccucci, Chiodini attento. Nel finale di tempo palla buona per Suriano, ma Chiodini c'è. Ripresa, il Chieti cambia subito, dentro Esposito per Suriano, il neoentrato si mette subito in evidenza con un colpo di testa, poi due fiammate, al 7° sugli sviluppi di un corner inzuccata di Varone, troppo debole. Un minuto dopo ancora Varone pericolosissimo, traversone di Esposito, volè del compagno e Chiodini si salva con il piede. Altri cambi, nel Castelfidardo entrano Minella per Donzelli e Balloni per Di Federico, nel Chieti Gomis per Vitale. La gara però non decolla, il Chieti tiene palla, preme ma senza incidere. Al 30° la frittata, ripartenza marchigiana, errori a ripetizione con il portiere neroverde fuori dalla porta per Minella, depositare in rete e un gioco da ragazzi. È una mazzata da KO, ultimo cambio, Chieti di Clemente per Riccucci. Il pari arriva al 39° con Varone, che approfitta di una dormita difensiva della squadra marchigiana. Il Chieti sembra crederci un po' di più. Al 44° conclusione di Esposito, Chiodini ci mette i pugni. In pieno recupero episodio dubbio, una spallata piuttosto energica in area fa cadere Gomis, che aveva superato l'avversario. Per l'arbitro Politi di Lecce e simulazione, scatta il cartellino giallo. Finisce così 2-2 e domenica prossima trasferta del Chieti a Pesaro contro la Vis. Il Monticelli espugna il Riviera delle Palme battendo 5-4 la San Benettese al termine di una gara che ha regalato emozioni per tutti i 90 minuti. I rossoblù volevano continuare la serie di vittorie in vista del big match di domenica prossima a Fano ed invece la squadra di Beoni ha conosciuto l'amaro sapore della sconfitta per la prima volta in questo campionato nell'atteso derby di oggi con il Monticelli che dopo il sorprendente avvio di campionato con 3 vittorie nelle prime 3 gare aveva rallentato la propria corsa raccogliendo solo un punto nelle ultime 2 partite. Le due formazioni si erano incontrate appena 4 giorni fa in Coppa Italia con i rossoblù che hanno superato il turno eliminando la squadra scolana con un perentorio 3-0. L'ampio turnover operato dai due tecnici però non dà indicazioni per questa gara che sarà oggi una partita completamente diversa. Beoni con tutti gli elementi effettivi a disposizione conferma 10 undicesimi dello schieramento vittorioso a Pesaro facendo esordire dal primo minuto Mapelli al posto di Montesi per un consueto 4-2-3-1 con Cosimi in porta, Mapelli e Tagliaferri sugli esterni di difesa con Salvatori e Lomasto centrali, Barone e Trofo a centrocampo con Sabatino, Titone e Pezzotti ad innescare Buon Vissuto punta centrale. Il tecnico ospite Stallone deve rinunciare al centrale di difesa Sossi squalificato ed al lungo De Gente Gesuè schiera Di Nardo in porta, Vallorani
Stagnoni, Adamoli e Mancini sulla linea di difesa, Petrucci, Alievic, Minopoli e Mattinata in mediana con Galli e Margarita in avanti. Arbitra l'incontro il signor Lillo di Brindisi. L'avvio è subito scoppiettante, la prima emozione la regalano gli ospiti dopo appena 40 secondi. Sponda di Galli per Margarita che da 20 metri manda di poco al lato. Due minuti dopo ancora Galli, liberato da un tacco di Margarita, si trova solo davanti a Cosimi in uscita, incrocia col destro piazzato ma la sfera esce ancora di un soffio. La Samba reagisce subito e al quarto sugli sviluppi di un tiro alla bandierina Barone raccoglie al limite la corta respinta della difesa ospite ma il suo destro non trova la porta. La Samba insiste e al settimo passo in vantaggio. Sabatino lavora un buon pallone al limite dell'area e serve Buonvissuto che nei 16 metri trova il tiro deviato dal portiere Inardo. La sfera continua la sua corsa verso la porta, provano ad allontanare sulla linea Stagnoni ed Adamoli ma non riescono ad evitare che la sfera rotoli in fondo alla rete. Il Monticelli non si abbatte e va subito alla ricerca del pari che trova in due minuti. Rimessa laterale in zona d'attacco di sinistra per gli ospiti. Galli si libera in area dopo un bel aggancio col destro e scarica il diagonale di sinistro che sbatte sulla faccia interna del palo e si infila alle spalle di Cosimi per l'1-1. Passano altri tre minuti ed in seguito ad uno scontro in area tra Lomasto e Mattinata, Lillo di Brindisi ravvisa gli estremi per la massima punizione per gli ospiti. Inutili le proteste rossoblu con il direttore di gara irremovibile. Dagli 11 metri Margarita calcia forte col destro. Cosimi intuisce e riesce a toccare ma non a respingere ed il pallone si infila in rete per l'1-2. Subito l'1-2 ospite, la Samb prova a prendere il controllo delle operazioni ma il Monticelli è molto ben organizzato e riesce a bloccare le fonti di gioco rosso-blu e le folate sugli esterni di Titone e Pezzotti disinnescando le puntate offensive della squadra di Beoni prima della tre quarti e dal 26esimo su iniziativa di Petrucci che raccoglie una rimessa laterale sulla destra si libera della guardia di Tagliaferri e dall'interno dell'area indirizza un destro raso terra che buca ancora Cosimi e va ad insaccarsi alle sue spalle. Regala il 3-1 agli ospiti. I rossoblu non ci stanno e vanno vicinissimi ad accorciare le distanze al 28esimo con una punizione di Barone che simila vicino al palo destro di Di Nardo ed esce al lato. Prova ancora a scuotersi la Samb, la partita si fa nervosa ed a farne le spese sono prima Trofo ammonito al 31esimo e poi Mattinata e Salvatori che vedono il cartellino giallo dopo un tentativo di ripartenza dei padroni di casa bloccato fallosamente che scatena una piccola bagarre con il direttore di gara che ricorre ai cartellini per riportare la calma. Con la Samba riversata in avanti un minuto dopo è micidiale la ripartenza di Margarita che brucia Mapelli e Salvatori e dopo una fuga di 50 metri riesce a rimanere freddo davanti a Cosmi e piazzare il sinistro sul palo lungo per il 4-1. Beoni prova a correre ai ripari togliendo Trofo per inserire Sorrentino subito dopo la rete subita e prima del riposo i rossoblu hanno la possibilità di accorciare le distanze ma al 42esimo Buonvissuto si vede respingere la conclusione da Di Nardo in uscita. Si va a riposo sull'1-4 e dopo l'intervallo la Samb esce dagli spogliatoi con Montesi al posto di Mapelli e i rossoblu si lanciano subito in avanti. Al primo affondo dopo 30 secondi protestano per una trattenuta in area ai danni di Titone su cui il sorvola. Al 48esimo Di Nardo compie un'altra prodezza su Buonvissuto che ben lanciato in area prova a superarlo con un pallonetto ma il portiere ospite salva con la mano di richiamo. Un minuto dopo tutto il Riviera grida il gol quando su conclusione al limite di Barone, Di Nardo nel tentativo di bloccare si fa scivolare il pallone sotto il corpo, difficile dire se la palla abbia superato la linea prima che l'estremo difensore del Monticelli riesca a tornare sulla sfera, Lillo ed il suo assistente decidono che il pallone non è entrato tra le proteste rossoblu. Il Monticelli però appare alle corde, l'assedio della Samba è incessante ma i padroni di casa sprecano due occasioni enormi in due minuti, prima con Titone al 56esimo che dopo essersi liberato in area calcia alto, poi con Pezzotti la cui conclusione dall'interno dell'area ha lo stesso esito. Al 60esimo Stallone richiama Petrucci per Rega ma il Monticelli sembra perdere lucidità non riuscendo mai ad esprimere il bel calcio visto nella prima frazione facendosi prendere dalla frenesia ed allontanando la sfera dalla propria tre quarti senza riuscire a costruire un'azione concedendo sempre l'iniziativa del gioco ai rossoblu che però faticano non poco a penetrare nelle maglie della nutrita difesa ascolana che difende con 10 undicesimi nella propria tre quarti. Al 73esimo Beoni sostituisce Titone con Palumbo e un minuto dopo è Salvatori che fa gridare al gol ma il suo colpo di testa finisce fuori di un niente.
La rete è nell'aria e la Samp perviene al 2-4 al 76esimo con Bonvissuto che mette nella rete ospite un pallone comodo servitogli da Sorrentino che da sinistra aveva messo in mezzo la sfera, tagliando fuori la retroguardia ospite, Dinardo compreso, spalancando la porta al numero 9 rossoblu che non sbaglia. La Samp ora crede nella rimonta ma viene gelata. Due minuti dopo da Rega che è scattato sul filo del fuorigioco viene servito in aria dall'appena entrato Filiaggi che aveva rilevato Margarita. Controlla e scarica nella rete rossoblu un destro di forza su cui Cosimi non può nulla. La Samp non demorde e anche sul 2-5 riparte a testa bassa riprendendo speranza a 5 minuti dal termine quando Adamoli abbatte Bonvissuto in area di rigore. Lillo di Brindisi a due passi indica subito il dischetto e dagli 11 metri Barone firma il 5-3. Stallone richiama Galli per Gragnoli prima della ripresa del gioco. Un minuto dopo il Monticelli resta in 10, Adamoli appena ammonito in occasione del penalty va a contendere a Bonvissuto un pallone alto con troppa foga e Lillo lo manda anzitempo sotto la doccia. Il finale di gara vede gli 11 rossoblu ormai stremati alla caccia del gol che potrebbe ancora dare ulteriore speranza ma che arriva soltanto nell'ultimo dei 4 minuti di recuperi concessi al direttore di gara con Pezzotti che al volo di destro supera ancora Di Nardo ma non c'è più tempo perché poi arriva il triplice fischio finale di Di Lillo di Brindisi che come qualsiasi derby che si rispetti non placa gli animi che restano accesi fino al rientro negli spogliatoi. Il Monticelli specie nel primo tempo ha confermato quanto di buono visto fino ad oggi in campionato invertendo la tendenza delle ultime due gare rinforzando così il proprio ruolo di rivelazione e grande outsider di questo campionato. La Samp ha cuore ed anima ed esce comunque tra gli applausi dei propri tifosi fiduciosi che la squadra proverà a riscattarsi già da domenica prossima a Fano. Dal derby fra deluse del Carotti e la Jesina ad uscire rinfrancata. Dopo tre sconfitte di fila subendo sempre tre reti, questa volta a farne tre è proprio la Jesina che regola con un 3-0 una dispesa contestata dal proprio pubblico che lascia anzitempo nel finale il Carotti. Il clima pesante su entrambe le sponde, per la verità gli spalti non avevano iniziato fin da subito. I sostenitori pesaresi espongono nel settore ospiti il messaggio Leonardo Vattene e partono subito con i cori di contestazione alla società. La parte centrale della curva di casa resta vuota così come era accaduto con il Campobasso. I tifosi della Jesina riprendono il loro posto soltanto in parte, cantano ma senza esporre striscioni e vessilli. Prima del via i leoncelli in campo si abbracciano in cerchio sotto la tribuna, un gesto che fa scattare l'applauso. Nella Jesina tridente Tullio Ragazzo Cameruccio, nella Vispesaro Ridolfi prova ad ispirare la manovra, Bucaro spinge sulla sinistra. Al quarto minuto ci prova la Jesina, Carnevali tenta il tiro dalla distanza, celato un tuffo Daniel Corner. Al tredicesimo su calcio d'angolo Compagnucci di testa stacca, ha il tempo giusto ma non trova lo specchio. Sul capovolgimento di fronte brivido Vispesaro, Bucaro soffia palla a Sassaroli e vola in porta, angola il tiro una volta davanti a Gnosi, ma la palla timbra il palo, è un rimpianto che accompagnerà la Vince per il resto della gara. Appena un minuto dopo infatti la Jesina passa in vantaggio, al quattordicesimo Cardinali rimette in aria verso Tudo, quasi da fondo campo, diagonale forte e preciso dell'attaccante, palla in rete, è il primo gol su azione della Jesina in questo campionato. L'1-2 micidiale dei Leoncelli si perfeziona al 19esimo. Ragazzo evita l'uomo e va in aria. Celato respinge la conclusione. Sulla palla si porta il classe 97 Cameruccio, che al secondo tentativo azzecca il tapin vincente, 2-0. Vispesaro tramortita, Jesina ancora pericolosa con Cardinali che ci trova dalla distanza al 23esimo. Celato respinge. Al 26esimo ancora Jesina vicino al gol, Cardinali spedisce in aria Tudo, prima conclusione ribattuta da Celato, sulla seconda c'è il salvataggio sulla linea dell'ex Tombai. La Vispesaro si rivede al 28esimo, Magnosi è pronto sul colpo di testa all'indietro di Vacuo, servito dal cross di Forò. Lo stesso Forò cerca la porta dal lontanissimo al 29esimo, palla di poco sopra il montante. Ci prova da lontano anche la Jesina, sul tiro di Carnevali, Celato, Daniel fallo laterale al 36esimo. Per la Vispesaro, l'ex Tombari va alla conclusione dall'area di rigore al 39esimo, palla fuori.
Pesaresi ancora vicini alla riapertura del match al 42esimo, ma il bel destro di prima intenzione di Evacuo nel cuore dell'area si spegne di poco al lato. La ripresa si apre con Carnevali che ruba palle da Ragazzo, che sceglie la soluzione personale invece di servire Cardinali. Palla fuori al 51esimo. Al 56esimo rischio Iesina, mischia in area di rigore e botta a colpo sicuro di Forò, su cui Niosi fa il gatto e salva, ripetendosi poi nella chiusura su Costantino. Al 66esimo nella Iesina fa il suo esordio nel nuovo arrivo Arati, al momento dell'uscita dal campo Trullo viene punzecchiato dai pesaresi e rimedia il giallo per qualche ritardo di troppo. La Iesina cerca la terza rete, ma al 74esimo Ragazzo solitario si fa ipnotizzare da Celato. Il 3 è comunque servito all'84esimo, l'insistita azione Leoncella porta Sassaroli al blitz in aria, palla appoggiata per la corrente Alessandroni che firma il 3-0. Prima del finale c'è spazio ancora per gli applausi a Niosi, all'89esimo punizione di Giovannisci, l'estremo difensore della Iesina toglie la palla da sotto il montante.